Wow! Giorgio Armani, One Night Only, in Beijing, siamo a Pechino, è un'atmosfera molto molto particolare, molto emozionante per questa notte unica, questa sfilata e vento in uno spazio appunto dedicato all'arte all'interno proprio di un distretto artistico, un gasdotto che viene rimodernato per i grandi eventi e questo è uno dei primi grandi eventi internazionali, tantissimi ospiti e in testa la mitica leggenda Tina Turner e tutte le creazioni del maestro dello stile italiano Giorgio Armani. Allora Tina, cosa provi ad essere qui solo per una notte, one night only, per uno spettacolo così fantastico? Cosa ne pensi di questo show, dell'atmosfera che c'è, di Giorgio Armani? È una serata che contiene così tanti significati, così tanto lavoro, così tanta arte. E se ci pensiamo, il significato della moda è proprio questo, no? Beh, secondo me la moda non è altro che l'ispirazione, il rendere più belli e glamour e tutte quelle altre cose. Nell'ultimo periodo ogni uomo e donna vuole avere a che fare con la moda perché è un'ispirazione al vivere meglio. Ogni volta che ti incontro sei sempre perfetta, ma qual è il tuo segreto? Beh, indosso sempre Giorgio Armani. È molto sexy, sì, un pochino, come il tuo. Sì, perché essere sexy è molto importante per noi donne, unire il sexy e l'elegante, questo è rock. Beh, sai, credo che ultimamente il concetto di sexy stia contaminando un po' tutti quanti. Spesso non si cerca altro se non la seduzione, secondo me questo è eccessivo, ma è così che funziona adesso. E cosa mi racconti della tua vita, Tina? Io adoro la tua voce, voglio venire a vederti i concerti, per piacere, torna in tour. Per ora non ho dei progetti al riguardo, ma ti prometto che sarai la prima a saperlo. Per me tu sei la migliore. Oh, grazie. Sai, anche il mio pubblico ti adora, perché tu sei così vitale, femminile, hai una voce... Beh, io sono ancora qui. E com'è la tua vita? Al momento mi sono ritirata, magari succederà qualcosa che mi darà l'ispirazione per tornare sul palco, ma per ora preferisco prendermi del tempo per ricreare un po' me stessa. E sei felice? Certo, completamente. Perché tu sei una donna forte, amo questo di te anche. Sì, sono ancora forte, ma ho anche voglia di pensare a qualcos'altro da fare.